Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di Fontana, parliamo di Giuseppe Conte, della regione, del governo centrale. Sapete che Fontana ha fatto delle ordinanze in contrasto o comunque in autonomia, diciamo, rispetto a quelle fatte dal governo centrale. Ma Fontana, governatore della regione Lombardia, in merito ai documenti, le ordinanze che ha fatto, che si sovrappongono in alcuni punti con quelli fatti dal governo, ma li può fare? Legalmente li può fare? E ricordo proprio qualche giorno fa il messaggio di un commento sotto un video. Io raramente guardo i commenti, ogni tanto mi scappa l'occhio perché non ho tempo né voglia né mi interessa sinceramente, perché la maggior parte sono insulti di persone di basso livello, e vedo il commento di una persona che dice: beh, finita l'emergenza, vedrete che Magistratura Democratica indagherà Fontana per abuso di ufficio aggravato, no? Facendo un paragone con quello che è successo a Salvini per aver bloccato alcune ONG, no? Sequestro di persona aggravato, eccetera, e abuso d'ufficio aggravato. Quindi Fontana rischia qualche inquisizione da qualche magistrato, diciamo così, un po' così, ma esistono appunto dubbi su quale debba prevalere, no? Prevale la legge statale o la legge regionale? Nei punti su cui c'è un conflitto tra l'ordinanza regionale e il decreto. Ha spiegato Fontana, aggiungendo che secondo il parere degli uffici legali deve prevalere l'ordinanza regionale. Quindi Fontana ha cominciato a tutelarsi, perché il dubbio che è venuto a me probabilmente è venuto anche al presidente della regione. Dice: in ogni caso, aggiunge il presidente regionale, ho mandato una nota formale al Ministero dell'Interno e al Ministro dell'Interno Lamorgese, nella quale chiedo che il Ministro esprima un parere e ci dica se si deve applicare la nostra ordinanza o il decreto legge. Naturalmente Fontana sta cercando di tutelarsi. Lui dice: visto che quello che dice il commentatore, Magistratura Democratica, vedrai che lo aprirà un procedimento per abuso d'ufficio aggravato, no? Gravissimo. Ecco, lui dice: io scrivo al ministro, dice: senti, visto che io sono della Lega, sono un cattivone come Salvini, sai che quelli della Lega sono dei cattivoni, assieme a quelli cattivissimi di Giorgia Meloni, a quegli altri cattivi di Forza Italia, di Toti, no? Tutta un'area di cattivi, perché di qua c'è il bene, no? La sinistra è il bene, i supereroi. E di qua ci sono i cattivi, i dissennatori, no? Gli oscuri, no? Le persone oscure. No? Ecco, questo è nell'immaginario del centrosinistra, no? Anzi, poi c'erano anche le sardine di centrosinistra che verdevano di qua, quelli che sostenevano la Costituzione, e di là c'erano i neofascisti, e di qua i buoni, che erano i nuovi partigiani del 2020, però i nuovi partigiani del 2020 sono spariti, non ci sono più. Arriva la vera emergenza, no? Nelle vere emergenze si vedono i veri uomini e donne. Ecco, arrivate le emergenze, le sardine, sparite. I partigiani del 2020 dove sono? No? I partigiani per difendere lo Stato dove sono? No? Dovevano essere tutti col camice in ospedale ad aiutare? No. No. E così Fontana comunque dice: il mio ufficio legale dice che prevale l'ordinanza regionale. Ma visto quello che succede nei confronti dei cattivi, e noi siamo i cattivi, è meglio che scrivo al ministro Lamorgese dicendogli: secondo te prevale la mia legge o la legge del decreto legge? Però sembrerebbe che ancora non ci sia nessuna risposta della signora Lamorgese, no? Quindi ieri tra regione e governo la tensione era alta. Dopo la firma del decreto che impone la chiusura di alcune attività, lasciando aperte praticamente la metà, perché da uno studio sono rimaste aperte praticamente il 40% di tutte le attività. Quindi chiudo tutto, ma non è vero. Ecco, il classico di Giuseppi, no? Non puoi uscire di casa, però puoi andare a far correre al parco, e col cane puoi fare pisciatine in giro, no? Ecco, quindi il provvedimento del governo è molto più dell'ordinanza della Lombardia, diceva il ministro
boccia, no? Boccia, diceva che il provvedimento del governo è molto di più, no? Molto di più dell'ordinanza della Lombardia, ma molti hanno detto che questo ministro, compreso Fratelli d'Italia, è un pressapochista, una persona diciamo inadeguata a ricoprire quel ruolo. E si vede che la prima dichiarazione che fa è dire la nostra è meglio di quella della Lombardia. È bambino dell'asilo, ma va, torna a casa a giocare col Big Jim, per favore. Abbiamo i ministri per caso, no? Vi ricordate che c'era un programma turisti per caso? Adesso abbiamo i ministri per caso, no? Quelli che hanno vinto la lotteria del ministero e sono stati chiamati, con dei curriculum poi, che curriculum che hanno i ministri di oggi, a partire da Di Maio, virus, no? Abbiamo sconfitto la povertà per decreto, ecco, ministro degli esteri che non sa una parola di inglese e parla di virus. Questi sono i curriculum di questi ministri per caso, che si sono trovati in un momento storico, ci siamo trovati con una classe politica al comando inadeguata, in un momento storico importantissimo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo, come si dice, questo passa il convento, o meglio, questi sono quelli che hanno votato gli italiani, Attenzione, bisogna anche dirlo, questi sono quelli voluti dagli italiani, dalla maggioranza che li ha portati al governo. Quindi io non li ho voluti, quindi io non li ho votati, ecco. Però chi li ha votati si assuma la responsabilità di avere Boccia, di avere Di Maio, di avere tutti quei Lamorgese, Conte, no? Il Visconte. Ecco, prendetevi le vostre responsabilità, fatevi un bel mea culpa allo specchio. Le dichiarazioni del tal Boccia avevano suscitato le reazioni della Lega, ma oltre a loro anche di Attilio Fontana, che dice: rivolgendomi a tutti i lombardi, dico loro di considerare valida e efficace l'ordinanza che io ho firmato ed emanato per tutta la nostra regione. Aveva appunto affermato che nel decreto c'erano elementi certi e chiari nel suo, sin dal punto di vista della prescrizione, sia da quello che riguardano le tempistiche. Fontana ha assicurato di non voler fare nessuna guerra. Fontana assicura di sentire Boccia, Speranza e Conte almeno anche 2 volte al giorno. Quindi ci sono dei problemi che io avrei risolto in modo diverso, dice il presidente della regione. Se decessi che nel momento in cui il decreto supera la mia ordinanza, io vado al TAR e farei una cosa sbagliata e dimostrerei di volere la guerra, ma io non voglio nessuna guerra. Intanto sono in corso degli accertamenti per capire se è valida, prevale l'ordinanza regionale o prevale l'ordinanza statale. L'ordinanza statale in un decreto di emergenza, la legge dello Stato è superiore a quella delle regioni o no? Lì ci vogliono dei costituzionalisti che analizzano la legge costituzionale e ne danno poi un responso. Qui ci vorrebbe il Consiglio Superiore della Magistratura, però. Quando io sento parlare di magistratura, Consiglio Superiore della Magistratura, e dall'altra parte c'è il governatore della Lega Fontana, mi viene da mettermi le mani nei capelli e voi potete capire il perché. E potete capire anche le preoccupazioni che in fondo ha Fontana nel dire qua. Poi mi trovo anche i processi per aver difeso la mia regione contro degli incompetenti al governo centrale. Intanto Fontana dice: io credo, concludendo, di poter legittimamente dire che sono me, che secondo me era più giusta la mia ordinanza. Col decreto del governo, gli uffici pubblici sono tutti aperti, gli studi professionali e i cantieri sono aperti, non ci sono sanzioni contro gli assembramenti. Non avevamo dato una stretta maggiore, noi avevamo dato una stretta maggiore. In ogni caso, aggiunge il governatore, le differenze tra i due provvedimenti sono minime. Quindi il povero Fontana sta cercando di tutelarsi perché sta pensando: qui sono andato forse fuori dal seminato, non vorrei incorrere in qualche incriminazione per attentato alla sicurezza pubblica o qualcosa di grave, no? Salvini l'hanno messo sequestratore di migranti per aver rallentato lo sbarco per poterli distribuire in Europa. Io che sto facendo questo, cosa mi dicono? Che sono come il principe Iulio Valerio Borghese che sta cercando di fare un colpo di Stato. Quindi,
si possono anche capire evidentemente le paure di Attilio Fontana, non essendo un uomo forte, non vuole passare i prossimi anni a doversi occupare di avvocati e processi per aver cercato di difendere la sua gente e il suo popolo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.